Ieri gli scontri, oggi il chiarimento. Non ci stanno alla criminalizzazione dell'intero movimento, gli attivisti coinvolti ieri nelle cariche della polizia al termine del corteo organizzato contro il piano Salva Italia del governo Renzi, ritenuto l'ennesimo escamotage per speculare sullo sviluppo del territorio di Bagnoli. Ecco perché questa mattina hanno convocato un incontro con la stampa per difendersi dal processo accusatorio innescato in seguito agli scontri di ieri. Avevamo preso l'accordo che facevamo l'assemblea ad andavamo via. Ci hanno fatto arrivare sotto la città della scienza e sono le cose che diceva Massimo d'Italia. Abbiamo trovato la polizia schierata. Tra l'altro io lo voglio denunciare questa cosa. Questi hanno manifestato una cattiveria nei confronti dei manifestanti. Cioè il fatto che io sia chiamato facinoroso, teppista, io sono stato preso da 8 poliziotti, mi hanno riempito di botte. Lì ci sono ispettori che bisogna rimuoverli perché sono degli irresponsabili, a partire dall'ispettore di Bagnoli, perché hanno aiutato a questi della città della Spiena, rischiando veramente che qualcuno dall'una e dall'altra parte si potesse far male. Era un corteo comunicato e autorizzato con la questura fino a Città della Scienza, con una trattativa iniziata dall'inizio del concentramento a Piazzale Tecchio, circa la nostra volontà di fare un'assemblea all'interno di Città della Scienza. Questa cosa ci è stata garantita, tra l'altro non abbiamo deciso noi neanche di andare all'ingresso di sinistra di Città della Scienza, ma ci è stato detto che saremmo potuti entrare lì a sinistra. Abbiamo trovato poi lo sbarramento delle forze dell'ordine, d'altronde è evidente che se poi per telegiornali, per giornali passano solo le immagini del dopo, cioè di quando appunto il blocco della polizia ha consentito quello che è successo, è evidente che la narrazione è tutta da un'altra parte. Detto questo, vorremmo che il dibattito non si appiattisca solo ed esclusivamente sulla questione dell'ordine pubblico. Noi ribadiamo che ieri c'è stata la prima grande manifestazione contro lo Sblocca Italia, un decreto che è un disegno criminale. All'incontro che si è svolto questa mattina davanti Palazzo San Giacomo hanno preso parte anche gli assessori Fucito e Piscopo, presenti nel momento di massima tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Le ragioni di un'avversione ad un decreto per il quale si feliciteranno banche, Caltagirone, Fintecna e coloro che non hanno realizzato la bonifica nel corso di 20 anni, grazie alle forze del disordine, vengono dispiegati come una questione di mero ordine pubblico e con una contrapposizione che personalmente non mi appassiona sulla sola Città della Scienza. Gli scontri sono certo ovviamente da condannare, quindi una larga presa di distanza da quanto è accaduto, anzi dispiace moltissimo che ieri una manifestazione così bella, che era partita in un modo anche così allegro e con il desiderio di stare in piazza, sia terminata con degli scontri e con delle cariche. Detto questo però, troviamo molto grave in questo momento voler schiacciare un problema di ordine, ecco, un problema politico come Bagnoli, che rischia di aprire una ferita molto seria tra, anche all'interno di conflitti istituzionali, di relazioni tra istituzioni e soprattutto di messa in mora anche di diritti costituzionali, voler schiacciare tutto questo ad un problema di ordine pubblico.